Ciao ragazzi, ci siamo, primo video su FIFA 23, guardate di qua in alto, sono arrivati finalmente i FIFA Points, abbiamo anche qua sotto da qualche parte il pacchettino della squadra della settimana numero 1, tutto grazie alla Ultimate Edition ovviamente. O la faccio un po' addormentata? Sì, perché raga, vi spiego, sto video dovevo registrarlo ieri a mezzanotte ovviamente, però ho sbagliato, ho fatto dei danni e ho eliminato il gioco. Quindi mi sono ritrovato a doverlo reinstallare e quindi ho detto, raga, io lo metto a installare, me ne vado a dormire. Mo so, le 8 di mattina, ce la faccio addormentata, ma sto registrando il video. E anche meglio, almeno posso urlare, raga, metti che, oh, troviamo quel De Bruyne, troviamo quel Son, si festeggia. Detto ciò, allora, la squadra che mi ritrovo attualmente è questa. Niente di eccezionale, l'ho fatta con i crediti che avevo sulla web app. Rebic fenomeno, ve lo dico, Rebic fenomeno ha fatto 11 gol in 10 partite, fenomeno. Però bisogna potenziarla, quindi adesso andiamo a aprirci FIFA Points, andiamo a aprirci il pacchettino IF e poi andiamo a potenziarci la squadra e vediamo un po' cosa riusciamo a fare con questi 40 euro di FIFA Points. Ah, mi sa che devo aprire prima questo o posso shoppare? Pacchetto giocatori in prestito. Ah no, ok, ti dà un Mbappé in prestito, un ambasciatore foot e un Totv. Ok, io vorrei prima aprire questi qua, si può? Ok, si può, attenzione, primo pacchetto, no. Niente. Allora ragazzi, per capire se è buono, vedete questa righetta che c'è qua sotto? Deve arrivare dall'altro lato, quindi deve arrivare di qua invece che da dove è arrivata adesso. Questo è quello che ho capito. Ma chi è Holes? Allora, quanti ne abbiamo? 150, tipo 150 per 10 fa 1500, 3000, più di 20 abbiamo, tipo 25 pacchetti. Oh, buono, vai. Niente, vedete, anche questo non è buono perché arriva da sinistra. Oh, Portogallo. Vabbè. Mateus Nunes. Io conservo tutto, raga, vendo solo le cose valide. Niente, continua ad arrivare da sinistra la sbarretta sotto. Chi è? Yaya Touré. Volevi. Oh, Fofana. Fofana magari vale. Aspetta un attimo. Dai, 5000 cred. Oh! Oh il Foffi! Ma perché forse ha il prezzo minimo a 10000? Ma guardate. Ma non posso vendere, raga, hanno sbagliato i price range dei giocatori. Prezzo minimo a cui puoi mettere 10000, quindi non lo compra nessuno. Io provo a metterlo così, ma tanto non me lo comprano, raga. Oh, oh, no, ma perché mi illude così? Mi sembra sempre che sia un hero, un icon quando escono questi quadri Libertadores, raga. Bow, vabbè. Questo è buono, raga. Questo è buono, è tipo il quinto. Ma di nuovo, chi è Bow di nuovo? Non ci credo, no, non mi dare di nuovo Bow. Ah no, mi hai dato Aliendro. Oh, 1000 crediti. Boni come il pane, raga. Dammi uno buono. Dai, un workout me lo dai, però uno ti chiedo. Ma chi è? Tapia. Ma questo l'anno scorso aveva un nome diverso, raga, ve lo giuro. Niente, continua ad arrivare da sinistra quella sbarretta. Oh, francese, magari vale qualcosa. No, Turam. Magari 1000 crediti li vale, perché è francese. No. Ma tra l'altro, raga, non ci credo, ma che foto hanno messo a beccare una foto col naso rotto? Ma che cosa? Ma non potevano andare a fargli una foto a Udine? Ma dai, ma povero Beccao, ma che combinano? Che poi anche trovare lui non mi andrebbe male, eh? Un buon Paolo Dybala al day one. Chi è? Spagna. Dici? Oh, ma era... Allora non ci ho capito niente, raga. È arrivata sempre da sinistra la sbarretta. Non ci ho capito niente, la porto. Magari si vende a 10000 crediti perché è un 86. Oppure gioco miglior Raspadori. Vediamo la port. Ah no, lui si vende. Aspettate che lo metto in vendita. Va, guardo un attimo su Footbin il prezzo. Oh, la port sta alla bellezza di 4700 crediti. Ma col cazzo che lo vendo a 4000 crediti. Questo sale. Teniamo la port. Non ci ho capito niente allora della sbarretta sotto, raga. Potrebbe essere boro pure questo. No, buono no perché è oro comune. Choupo-Moting. Oh, questo ha fatto vincere una Champions al Bayern Monaco. Me lo fate 75. O forse era il PSG. Non mi ricordo. Vabbè. Raga, l'anno della quarantena dov'era Choupo-Moting? Che mi ricordo che è stato decisivo in Champions. Boh, se vi ricordate scrivetemelo qua sotto. Questo me lo sento buono, raga. Non so perché. Oh, Francia! Sta salendo veloce! Si è fermato. Coquelin. Dai, uno buono ce lo dai. Ma dammi, non lo so, non chiedo tanto. Boh, un... Del Piero Icon. Non chiedo tanto. Cheat. Ma come? Però non posso trovare i comuni. Dai, frate! Ma chi è? Ma si può trovare come migliore del pacchetto un 75 Aguado? Tutto su. Non si butta niente, ragazzi, nei primi giorni di FIFA. Mancano 2975 FIFA Points. Ok. Prima di andare avanti, raga, come al solito io ve lo ricordo perché magari vi dimenticate. Se state guardando il video e ancora non siete iscritti, rimediate, dai. Cliccate qua sotto il tasto iscrizione. E fatemi contento. Dai. Let's go. Niente, oro comune. Ma chi è? Dammelo buono almeno. No. Non so se esistono carte oro comuni buone. Sicuro non Dunk.
Raga, bisogna fare il rituale, fidatevi. R1, L1 solo appoggiando, poi fai quadrato, sposti col naso e fai X. E poi fai su X. Questo è il rituale magico, raga. Messi. Oh, è raro almeno. Chi è? Chi... Oh, sale veloce, sale veloce, sale veloce. Oh, oh. Stia migliorando comunque. Stia migliorando. Thorgan Hazard. Niente, 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 raga. Niente, niente. Follia. Follia. Ma chi... No, di nuovo lui. Ah, no, ok, un altro. White. Oh, Molina. Ma è buono Molina. Perché hanno fatto sta cartina brutta? Tra Molina e Udogi, due fenomeni, raga. Ma in che senso Bamba oro comune? Ma è un fenomeno, Bamba. Ma come oro comune? Ma sta maglietta del Siviglia? Ma voglio applicarla subito. Senza un rumore, giri la stanza. Come si fa? Come si fa? Sola col tangatello strapperei via. E mi fa impazzire. No. Proseguiamo, ragazzi. Ma prima andiamo a aprirci il pacchettino if. Quindi io vorrei vedere chi si può trovare nella squadra della settimana numero 1. Oh, vabbè, mi ha messo Central Sea in squad battle come avversario. Raga, Central Sea mi piace troppo. Sto male. Central Sea. Inizia bene questo FIFA, raga. Primo avversario Central Sea. Però vorrei vedere la squadra della settimana io. Si può capire dove si può vedere la squadra della settimana? Vabbè, non si può vedere la squadra della settimana. Vabbè, comunque quelli che ci interessano sono De Bruyne, Son e Immobile. Eppure mi sembra ci fosse Deulofeu. Deulofeu non mi dispiace, quindi... Allora, raga, vogliamo la bandiera della Corea o del Belgio? È possibile? O non è possibile? Dai. Non so neanche se ci fa l'animazione. Sì, ce l'ha fatta. Dai, dai, dai. Ma dai, ma chi è? Ma chi è? Ma... Hogan, ho trovato prima le Danke, mo le Hogan. Ma dai, ma dai. Oh, sto Mbappé comunque è buono, raga. Perché per fare le amichevoli con i vostri amici o qualsiasi cosa che volete fare, anche qualche obiettivo, qualche sfida, se giocate in amichevoli non scade il contratto. Quindi sto Mbappé tenetevelo tutto l'anno, raga, non consumatelo. Fateci magari 4 partite in Rivals o Weekend League e poi vi tenete una partita per tutto l'anno. Bene, proseguiamo la nostra speranza alla ricerca dell'oro. Vai. Non ne abbiamo più tanti, ne abbiamo tipo 15. Niente, Shakir. Oh, è raro almeno. Dai, dammelo buono. Sali, 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 sali. Ah, vabbè, Gaia. Oh, secondo me 5.000 crediti li costa Gaia, dai. Non abbiamo ancora venduto nessuno, vi rendete conto? Ma come 1.400? Vabbè, raga. Vabbè, raga. Caso perso sono. Ma come oro comune? Allora, raga, ho tirato sul cappuccio per sbaggare il tutto. Questo è il momento giusto. Almeno un giocatore da vendere, me lo dai. Di nuovo mi illudi così. Con tutti questi colori belli, tutto grigio, tutto acqua. E niente, Coppa Libertadores. Palavecino. Ma è un misto tra uno stadio e Vecino, ragazzi. Ma io non ci credo. La speranza è l'ultima a morire, vero? Ecco. Ma chi è? Ma chi è? Ma chi è? Ma non può iniziare così il mio FIFA, ragazzi. Con Baumgartner. No, oro, dai. Oro raro. Francia! Sali, 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 sali. Ma come Payet, ma come Payet. Ma sali, overall, sali. Oh, Lucas Moura. Oh, ragazzi, ora controllo il prezzo di Lucas Moura. Se non costa almeno 15.000 crediti, Lucas Moura. Ah, ma come 8.000, ma come 8.000. Lo vendiamo, raga, tanto che dobbiamo fare. Mamma mia, 7.000 crediti Lucas Moura. È raro, è raro? Sì, è raro, dai. Colombia, chi è quadrato? Magari quadrato. Ospina, che non gioca manco più al Napoli. Non ne abbiamo più tanti, raga. Ma dobbiamo crederci. Credo nel cuore delle carte. Vai, vedi che sono tutti oro rari. Spagna, e non va bene. Ah, dai, non va bene. Pedro Porro. Beh. Ma come comune? Promel. Dai, è raro. Dai. Ma chi cavolo è? Ma Danimarca. Oh, vabbè. Eriksen, magari. Ma non vale niente. Ma cosa deve valere Eriksen con 61 velocità e 53 difesa, raga? Niente vale, infatti. Un bel calcio là dietro. 1.300 crediti. Ma dai, lo teniamo. Lo buttiamo in qualche SBC. 1.000 crediti, la cosa più worth di questo video per ora. Oh, raro di nuovo, dai, back to back to back. Oh, 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 no, 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 ma come, ma come, ma come, ma dammi Sonaldo. Manco poteva uscire Sonaldo in effetti, perché nella squadra della settimana. Mi è andato Kim Minghiae. Ma Kim Minghiae, ultimi pacchetti, è raro pure lui. Francia, ATT. La board. Però non puoi illudermi così di gioco, perché io non ho ancora capito quando è walkout, bandierino o altro. Quindi per me poteva essere Mbappé questo. Non dico più niente. Niente. Ci ho sperato a Dybala per un attimo, ma forse era a Dybala. Ora ci mancano 425 points, quindi io direi di aprirne uno. Oro normale non c'è, perché volevo farmi un draft, raga, io. E se apro questo non posso farmi il draft. Ma perché hanno tolto i pacchetti normali da 100? Vabbè, niente, allora. Con i pacchettini è finita. Volevo farmi un draft, che ovviamente non faccio adesso, magari vi porto in un altro video. Ora, vado un attimo al volo
a cercare di vendere un po' tutto quello che abbiamo trovato, non ce la farò, e ci costruiamo la squadretta per questi primi giorni di gioco con questi pochi crediti che abbiamo fatto. Bene raga, piccolo cambio di programma, ho completato gli incontri principali con una fatica incredibile, ma la nuova intesa quanto è complicata raga, cioè ci ho messo tipo mezz'ora a fare gli incontri principali, perché praticamente se a voi serve un attaccante non potete mettere una T, cioè anche se quel giocatore ha il secondo ruolo attaccante non potete metterlo, perché o gli comprate il cambio ruolo e allora a quel punto prende intesa, se no non potete, ma uno non può comprare il cambio ruolo per fare l'SBC incontri principali. Quindi un casino, fatta una fatica incredibile, ma ce l'abbiamo fatta. Quindi andiamo ad aprirci questi incontri principali. Abbiamo altri 5 pacchettini che ho come la sensazione che dropperanno più questi 5 di tutti quelli che abbiamo aperto prima. Non sono nulla di che, però partiamo dal Misty Prime, dai. 12 giocatori di cui 6 rari e 4 oro. Oh, sali, già portiere non mi piace. Bene, il primo non è andato bene, rulli. Apriamo 6 giocatori di cui uno raro, ma figurati, mi dà sicuramente l'argento raro. Sicuro. Me l'ha dato oro raro, incredibile, chi è? Oh, Ansu Fati. Questo vale 10.000 crediti? Ma come fa a valere 1.600 Ansu Fati? Vabbè, oh, prendi e porta a casa pure questi. 12 giocatori di cui uno raro. Prima questo che ha solo un raro, che mi sa che è un pacchetto un po' scam. E invece ci ha dato quello oro. Attenzione. Ma la bandiera non ci piace. Naby Keita. Abbiamo gli ultimi due che sono praticamente uguali, perché in tutti e due ci sono 3 giocatori rari. Quindi va bene così. Almeno è raro, questo è l'importante. No, non mi piace. Oh, Sabitzer. 10k Sabitzer. Ma ormai. Oh, un if. Let's go. Questo è buono, c'è pure Van Bissaka. Allora l'if lo scartiamo e va bene. Sabitzer. Ma come fa a costare 1000 crediti Sabitzer? Van Bissaka 1000 pure lui. Vabbè, senti, conserviamo. Scartiamo lui che ci facciamo 10k, buoni. Van Bissaka lo vendiamo perché è doppione, lo mettiamo buon 1100. E scartiamo Smogolov. Bene, bene, bene. Ultimo pacchettino. Pacchettino, giocatori, oro premium. Spagna, sali. Oh, un Titi. Let's go. Oppure Piqué. Oh, sto pacchetto, quanto vale? Oh, ma che sta di? Ah, ma perché c'ha... Non posso venderlo, raga, c'è il prezzo troppo alto, il prezzo basso. Vabbè, io lo provo a vendere. Piqué, vabbè, non varrà niente. Ok, vabbè, Piqué possiamo conservarlo. Wilson e Baggatone. No, perché ne ha fatta la foto storta? Vabbè, loro non va... Piazza, ragazzi. Quanto era poco forte la Juve. Bene, ora vado veramente a farmi una squadra al fly. E intanto, prima di vederla, vi dico, se volete qua sotto, raga, un altro video dove andiamo a farci le sfide quelle avanzate, quindi campionati misti, nazionalità miste, campionati nazionalità miste in un unico video, fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Intanto io vado a buildare una piccola squadretta. Allora andiamo a fare gli acquisti per la nostra squadra. Numero 1, Leonardo Spinazzola. Poi, secondo inesso nella squadra, al posto di Cup Miners mettiamo Lorenzo Pellegrini. Poi andiamo a comprare il nostro portiere, che Onana, vi giuro raga che è inguardabile. Compriamo Password in porta. Password in porta, che costa un po' tanto Password, mi sa. No, non costa tanto Password. 6.000 crediti per Password è un regalo, raga. Password preso. E come ultimo acquisto, momentaneamente, Skriniar al posto di, non mi ricordo, di Bastoni. Ecco sì, Bastoni raga non può circolare. Prendiamo Skriniar. Bene, questa attualmente è la squadra dopo lo spacchettamento dei FIFA Points della Ultimate, dopo gli incontri principali. Oh, so che è una squadra un po' così così, però avrò ancora tempo di potenziarla fino alla prima weekend league, che vi ricordo non è questo venerdì ma è il prossimo, quindi avete praticamente 10 giorni di tempo per farvi la squadretta e qualificarvi alla VL, e lì arriverò già con una bella squadra, perché ci saranno di mezzo i premi delle rivals di questa settimana e della prossima, ci saranno SBC, ci saranno cose, io non shopperò raga quest'anno come gli ultimi 5 anni praticamente, ho shoppato questi points che ci hanno dato all'inizio ma non la considero una shoppata perché erano comunque in omaggio con l'Ultimate. Avrei preso comunque l'Ultimate e quindi non shopperò. Vediamo cosa riusciamo a combinare. Detto ciò ragazzi, con il sottofondo della squadra che abbiamo costruito al termine del primo spacchettamento, nulla di eccezionale. Io spero vi sia piaciuto il video. In tal caso mi piace e commento qua sotto se ancora non l'avete fatto. E vi do appuntamento a domani con un prossimo video. Bella!